Buongiorno Renzi. Beh, buongiorno Mirta, buongiorno a voi. Non è che siamo proprio su un prato verde, perché il prato c'è, ma dietro, non so se riesci a vederlo, c'è il termovalorizzatore di Brescia, quindi diciamo l'ambiente non è un ambiente da picnic, ma è un ambiente sicuro, sano. Cioè, siccome per questa crisi di governo le bolle, si è aperta, praticamente. Per colpa di un termo. No. Beh, però si può curare, non è grave, Alfonso. E no, il non credo peraltro che il movimento ambientalista l'hai autorizzato te, se non ricordo male, addirittura quando eri ministro. No, ma infatti è stata una mia elezione. Pecoraro sta tranquillo, una mia elezione. Senta Renzi, ho appena parlato di lei. No, però battute a parte, scusi. Me, no, prima una cosa soltanto sul termovalorizzatore. Siccome questa crisi è partita con i termovalorizzatori, perché si diceva no al termovalorizzatore di Roma, noi siamo qui a Brescia a dimostrare che i termovalorizzatori fanno bene e che chi ha aperto la crisi invece ha fatto male. Vabbè, questo era. Quindi, insomma, no, giusto per spiegare. Un ambientalista come Pecoraro era favorevole. Giusto per spiegare che i 5 Stelle hanno sbagliato tutto, secondo lei, ancora una volta. Ma mica solo i 5 Stelle. Poi su questo tema. Su questo tema degli impianti, ragazzi, servono i rigassificatori, la nave rigassificatore a Piombino. Noi siamo ora a Brescia, ma Calenda era a Piombino a dare il via libera alla proposta che Italia Viva fa e Azione fa della nave rigassificatore. Poi eravamo a Ravenna per le trivelle in allora Adriatico, guardi Renzi, lei arriva nel pieno di una discussione sull'energia dove tutti da posizioni diverse dicevano proprio questo, cioè l'Italia, per carità, Putin ci ricatta, ma certamente l'Italia ha fatto di tutto per essere molto ricattabile negli ultimi anni, quindi su questo credo che sfonda una porta aperta. Le devo chiedere una cosa però prima che lei però siamo gli unici, questa è la cosa fondamentale, siamo gli unici su questo, siamo gli unici ad avere serietà su tutti gli impianti. Io ho preso gli insulti per il TAP, gli altri facevano i convegni e le manifestazioni per il referendum sulle trivelle. Insomma, mi piacerebbe, una volta mi invita in studio e parliamo di questo, di quello che vuole. Quando vuole, lei gira domande, come una trottola, lei studio è atteso, lo sa. Ma vabbè, dobbiamo fare la campagna elettorale, ci hanno fatto fare la campagna elettorale, famola, che dobbiamo fare, dai. Allora, senta, Bersani mi ha detto una cosa stupenda prima, mi ha detto no, perché cioè, lui diceva che bisogna votare PD, il contrario che dice lei, e mi ha detto, in realtà io posso ammettere che Calenda è l'uomo più intelligente d'Italia e Renzi è l'uomo più furbo d'Italia. Già mi sono un po' dispiaciuta, pensavo che era sia il più intelligente che il più furbo, invece secondo Bersani è solo il più furbo. L'importante è che siamo i più votati, quindi il problema non importa su chi è più intelligente e più furbo. In piena campagna elettorale. Questo è l'unico, sì, effettivamente non è semplicissimo. Non è semplicissimo, non sto dicendo, non è semplicissimo, infatti. Però posso dire una cosa, dubitate di quello che volete, ma che bella una campagna elettorale in cui noi possiamo dire le cose dicendo sì agli impianti e tutti gli altri devono nascondere quello che hanno fatto nel passato. Perché noi siamo qui a Brescia, a Piombino, in Salento, in Basilicata, a Ravenna. Voi dovete scappare da quei posti perché avete cambiato idea su tutto, dai. Vabbè, posso dire una cosa, dato che qua il centrodestra non è in vantaggio di più secondo i sondaggi, francamente, allora mi diceva ieri Letta che in effetti l'unico voto utile per evitare che la Meloni arrivi al 70%, si prenda tutto il Parlamento e di fatto anche la democrazia ne abbia un danno, è votare massicciamente il PD, se no il centrodestra dilaga, se si vota il terzo polo, i 5 Stelle, facciamo dilagare il centrodestra, dice Letta, non dico io. Guardi Mirta, guardi veramente, io sono anche un po', lei mi conosce, difficilmente fatico a trovare le parole, difficilmente sono in imbarazzo. Bene, per la prima volta sono imbarazzato. La campagna di Enrico Letta è una campagna che sarà studiata come un atto masochista e taffaziano. Mi scusi, metta in ordine quello che è successo. Enrico Letta ha un unico modo per dare una mano a quelli che non vogliono la Meloni: andare in ferie, perché la campagna elettorale gliela sta facendo lui alla Meloni. Uno, sulle tasse ha iniziato dicendo, prima regola, aumento le tasse di successione. Poi ha detto, lui che è il segretario del PD, noi vogliamo archiviare il Jobs Act che ha votato il PD e che lo stesso Letta aveva come obiettivo quando era premier, e vuole abbracciare il reddito di cittadinanza. Scusate, ma se tu vai dai cittadini e dici voglio abolire il Jobs Act e avere il reddito di cittadinanza, la gente poi vota Conte,
vota Fratoianni, perché deve votare Letta, che è il capo del partito, che invece aveva detto di essere partito quindi fa campagna elettorale contro Letta, lei, non contro la Meloni, contro la Lega, contro Forza Italia. Ma a me è il contrario, io Letta manco me lo so filato. Letta è partito il primo giorno e ha detto: non voglio Renzi perché ci fa perdere i voti. Ora, un mese dopo si accorge che gli facciamo perdere i collegi. Ma a me non interessa Letta, a me interessa le persone che hanno un minimo di concretezza. E quindi dico, la Meloni è pericolosa per l'Italia, non perché è fascista come dice qualcuno anche nel PD. La Meloni è pericolosa perché ha un programma che manda all'aria i conti, li sbudella tutti. Guardi, quando lei mette flat tax al 15, flat tax al 23, pensioni, quota 100, Freni sa d'economia. Allora chiedo a Freni, che fa peraltro il viceministro, il sottosegretario ancora in carica, gli domando: quota 100, gli domando flat tax al 15, poi c'è quella di Berlusconi al 23, poi ci metto le pensioni, gli abbuono anche le dentiere, facciamo conto di non avere la proposta sulle dentiere, vale o non vale questa serie di proposte, più di 80 miliardi? Sì, Freni e Berlusconi, ma siete alleati, molto meno, Freni, amico mio, e non puoi continuare a dire quell'altro. Matteo, ma chi te li fa i conti? Scusa, Renzi, sta telefonando Cairo qua, devo andare in pubblicità, però vuoi rimanere un momento, rimanga, allora, la prego. Poi io vi saluto, però dite a... No, devo andare a fare campagna elettorale, se no... Tanto se Freni fa i conti dei sondaggi come fa i conti dei soldi pubblici, siamo a posto. No, ma dimmi tu come li fai i conti, perché... Se tu pensi di mettere... Dimmi come fai i conti, dimmi come arrivi a queste quotazioni, perché io, guarda, una quotazione a bilancio la so fare, dimmi come ci arrivi e ne parliamo. Dai, vi prego, ragazzi, guarda, per favore, poi vi lascio che c'è la pubblicità che è più importante di tutti, perché... Ma no, non andare in pubblicità, dimmi come fai i conti. No, Freni. Perché vai in pubblicità? Dimmi come fai questi conti. Privata, parliamone, una volta tanto. È Cairo che va... Freni, ti svelo un segreto. Non se mi fai parlare probabilmente almeno finisco e vi lascio. Allora, spieghiamo a Freni: l'economia privata è la pubblicità, la decide Cairo e non io. A. B. Siccome parla a me di conti questo signore che è uno della Lega, io dico di andare a vedere come è cresciuta l'economia con il mio governo in termini di posti di lavoro, più 1.273.000 Renzi Gentiloni, in termini di PIL, e metterò su internet una tabella nel pomeriggio sui social del professor Marco Fortis della Cattolica, che dice come è cresciuta l'economia con noi e come è peggiorata con voi. Però ragazzi, con voi allora, fare un dibattito sui numeri. Allora, io confronto Freni Renzi, non sta in piedi, lo sapete anche voi, e non l'avete fatta. Mi licenziano. Renzi, lei è un ciclone, venga in studio, va che è meglio. Dal termovalorizzatore. Arrivederci, torno subito, Freni, ovviamente. No, Freni c'ha una pazienza di Giobbe. Ora torno subito.